C'è qualche segno di speranza, però ancora la situazione è molto difficile. Guardi, leggevo adesso i dati dall'inizio di quest'anno, sono rientrati alle loro case, ai loro villaggi, circa 600.000 che erano nei paesi limitrofi o sfollati interni, tornati alle loro case, però nello stesso periodo 800.000 nuovi sfollati, quindi le cifre sono ancora purtroppo molto molto tristi. Mi è venuto l'input, per così dire, nell'anno della misericordia, e tra le opere di misericordia corporali c'è visitare gli ammalati, e quando ho visto il disastro in Siria, più di metà degli ospedali e delle cliniche di prima urgenza che sono messe fuori uso dai combattimenti, e ho visto i nostri ospedali cattolici, tre, che non lavorano a pieno ritmo perché poveretti sono strozzati dai costi enormi, la gente, molta gente non ha più lavoro, non ha più neanche l'assistenza mutualistica, non ha soldi per venire incontro alle cure mediche, e a me piangeva il cuore vedere che hanno dovuto chiudere alcuni reparti. Ho detto no, se lavoravano 100 su 100 prima, dovrebbero lavorare adesso 110, 120, 130%, insomma, quindi da lì è venuta questa idea di ospedali aperti, ma perché siano aperti soprattutto in primo piano ai poveri, aperti a tutti senza distinzione di religione e di etnia.